Vado? Vai. Siamo in diretta. Allora, prima batteria, l'ultimo appuntamento di Mociano, 4 giugno 2024. I cavalli sono appena entrati in pista per la prima batteria. Avete visto la schermata dei partenti? Anzi, penso di no, ancora. Abbiamo con il numero 1 Compilation con Federico Guglielmi, il numero 2 Zenius con Mattia Chiavassa, il numero 3 Esperance con Jonathan Bartoletti, il numero 4 Coronas con Giuseppe Zed, il numero 5 Eberardo con Alessio Vincoletto, il numero 6 è Didone di Agenta con Marco Bitti, il numero 7 Earl con con Filippo Belloni, scusate, e il numero 8 è Tabacco con Michel Puzzu. Eccoli, sono entrati tutti in pista. Andiamo. Non si vede. Non si vede niente. Non bene. Si sente? No, nemmeno. Allora, andiamo a riprendere. Guardiamo chi è il cavallo che sta facendo questo giro un po' più sostenuto. È Tabacco con Michel Puzzu. Abbiamo con il numero 1, vedi, si sente, ma si vede anche. Ah, va a scatti. Non si vede niente. Bene. Si sente? No, come io so che fare. Io divento matto. Allora, seguiamo ancora Tabacco, che sta facendo il riscaldamento. Andiamo a quello là. Sì. Che è quella là? Aspetta che ora l'ho perso un attimo, perché dalla telecamera le vedo tutte in ombra. Dovrebbe essere Belloni, se non vedo male. Belloni con Earl, è il cavallo numero 7. Non va, io vado in mantis. Sotto di noi c'è anche, ecco, sta passando Jonathan Bartoletti con Esperance. Ci fa nemmeno sapere, io non so che fare. Io divento pazzo. Poi io ridò. Prende la neve, perché io sto cercando di aprire qualcosa. Guardiamo ora quest'altro gruppo, questo è Didone di Agenta con Marco Bitti. Questo invece sta arrivando è Giuseppe Zedde con Coronas. Questo è sempre Jonathan Bartoletti, l'abbiamo seguito prima. Mi rimane in ombra, non li riconosco poi. Mi hanno tirato il canape. Ecco, stanno preparando tutto per tirare il canape. I cavalli rallenteranno, i tantini rallenteranno i giri di riscaldamento che sono già stati effettuati. Questo che è passato è Eberardo con Alessio Vincoletto. Come era possibile? Seguiamo. Eccolo. Ma pure invece se già per chiomba. Ecco Eberardo, Alessio Vincoletto, rallenterà anche lui. Gli altri raggiungono il gruppo che è già nella zona della partenza. Non va, come la metto a registrare, ragazzi, io non so che fa. Va.
Ecco, vediamo anche gli altri della parte più bassa della pista, stanno raggiungendo il gruppo, sono Bartoletti con Esperanza e Giuseppe Zedde con Coronas. Dietro ancora abbiamo Mattia Cavazza con Zenios. I Hanafi sono quasi pronti. Ma dove devo andare qui così? Questa città è un classico. Non so che fare. Questo va. Perché se devo attaccare io, non capisco. Allora, Calamassi sta già chiamando i cavalli. Il Canate che sta chiamando Guglielmi con Compilation, il primo cavallo ad entrare tra i due canapi. Eccolo. Ad entrare tra i due canapi. Eccolo. Entra anche Cavassa con Zenios. Ad entrare tra i due canapi. Cosa scatta? Sì, io non so che parte, non c'è più voce. Oppure vediamo se ci fatti un segnale, orribile. Poi ve lo metto Giuseppe registrato, Zedde poi quando con Coronas. Senta voi. Sì. Commentate io. Sì, allora. Allora. Sono entrata, è entrato appunto anche Giuseppe Zedde con Coronas. Sta chiamando Alessio Bincoletto con Eberardo. Vitti con Didone De Aghenta. Belloni con Earl e di rincorsa abbiamo detto è Tabacco con Michel Puzzu. C'è nella parte centrale un po' di confusione, ma dopo tutto lo ripetiamo fino all'infinito, gli addestramenti a Mociano servono anche a questo, a abituare i cavalli alla permanenza all'interno delle canapi. Abbastanza brave. Abbastanza brave, sì. E Berardo è uscito in seconda fila. Bartoletti è molto. Bartoletti è Esperanza. Ah, è Esperanza. Senti veramente la voce di Calamassi. Calamassi. Ancora non hanno trovato l'allineamento, Vincoletto è andato nella parte bassa. Ancora un po' di confusione, aspettiamo che si metta in ordine. Di cosa può? Un po' di esuberanza ancora. Ora abbiamo Everardo con Vincoletto, Chiavassa con Zenius, Compilation con Guglielmi, Coronas con Giuseppe Zedde, Didone De Aghenta perfetto con Marco Bitti, così come Erle con Belloni, Esperanza con Bartoletti sembra abbia trovato la sua posizione, ancora Tabacco di rincorsa che aspetta appunto l'allineamento per partire. Solo Compilation in seconda fila. Allora Puzzu si sta avvicinando, ma Guglielmi ancora in seconda fila. Monte Guglielmi. Compilation. Ah, Compilation, là. Poi c'è Vitti, fermo lì. Sì. Vitti e Belloni sono quelli più fermi al canale. Ora anche gli altri si. Belloni monta? Monta Earl. Ah, Earl. Solo Compilation è rimasto lì, ovviamente chiede la sua posizione, giustamente. Sta scherzando di Speranza. Al primo posto sta cercando di entrare. Sta cercando di entrare al suo posto, quello che gli era stato assegnato. Monta questo, chi è che monta? È Vincoletto con Eberardo, il cavallo, quello paio scuro.
No, l'ha accapparo, l'ha accapparo. Il museo di Calamazzi fa uscire tutti per dare un'occhiata. Non Penso abbia preso le barriere che ha accapparo nessuno. sono No, non ha lì. preso niente. L'ha preso. No, no, ha L'ha scalciato preso. nelle barriere. Ci sono troppo vicino, se ci si parla addosso. Acchiapparlo, vuol dire? A me mi sembra No, forse stanno controllando ancora i veterinari. Si avvicinano ora i veterinari della commissione per vedere Secondo me le condizioni. non l'ha accusato. Secondo me ha preso la barriera quella di protezione tra le due canapi. Però insomma è sempre meglio dare un'occhiata, Controllare, solo ci ovviamente. si parla addosso, sì. Non credo di fare giù. Ciao, com'è? Com'è? Questa è normale, Non però ci la sta salute della dell'addosso, finisce sono finito. l'impegno. Prendi l'albero quello di là. Una cosa molto folcloristica. Ci si parla di Folcloristica. tribù. Vai. Oh. Non saprei dirti. No, come? Non so se è bello dirti. È all'inizio. È che va, Non va? Va a scatti? Io so. Eppure l'antenna si è anche girata. Eppure va anche questo, io capisco. No, no. Se questa va, se questa va e questa va. Ora la scarica. Non rompiamo più là, sennò ci si parla addosso. Ci si parla addosso. Con la voce. Allora, vediamo se... Non ho Sta capito. uscendo compilation, credo. Non va. È uscito compilation? No, esce compilation. Allora è acchiappato. Sembra di no, invece è acchiappato. Evidentemente. Ora questo lo metteranno in corsa. Suppongo. Io divento pazzo. Compilation sta uscendo, appunto. Però lo dico a te. Dopo il controllo della commissione veterinaria, e poi gli altri. Ma possibile che io so più che devo fare adesso. Io non so proprio come io. Basta. Sì, viene domani su. Allora, Calamassi richiama all'interno dei canapi i cavalli, entra Mattia che passa con Zenius, entra Jonathan Bartoletti con Esperance, Giuseppe Zeddi con Coronas, Vincoletto con Eberardo. Eccolo qua. Marco Bitti con Didone di Aghenta, Filippo Belloni con Earl di rincorsa, come abbiamo detto, Tabacco con Michel Puzzu, il cavallo sicuramente più esperto del gruppo, Pure va perché? pronto a dare la partenza a questa prima batteria. I cavalli ora sono tutti allineati, c'è solo un po' di movimento Jonathan Bartoletti con Esperance e Earl, che ora ha trovato, andato a prendere la terza posizione. Si muove anche Didone di Aghenta, che ora è in seconda fila. Ci sta, ci ho sto problema. Eccoli allineati. Ora però Tabacco non entra con Michel Puzzu.
Ancora dentro vedo? Sì, e Berardo è dentro, è quella parte più alta del canape. Eccolo, entrando, comincia il puzzo un tabacco. Partono bene sia Jonathan Bartoletti che Earl, se non erro. Earl con Filippo Belloni. Subito tabacco è arrivato nella seconda posizione dalla rincorsa. Dietro c'è anche Giuseppe Zedde con Coronas. Un bel primo giro di Earl con Filippo Belloni, entra anche tabacco con Michel Puzzo e poi Giuseppe Zedde con Coronas. Ora è proprio Gingillo con Coronas a prendere la testa, sta impegnando appunto Coronas in questi giri di addestramento. Faceva bene, sì, molto molto forte, molto impegnato Gingillo con Coronas, questo cavallo nuovo del circuito per quest'annata. Spinge ancora Gingillo, gli altri sono un po' più fermi. Ancora Gingillo con Coronas, un altro giro per lui, ha un galoppo un po' più sostenuto. Stavamo dicendo appunto gli altri stanno andando piano appunto. C'è anche Vincoletto qui che sta arrivando con Everardo, ne approfitta anche lui per fare qualche giro in più. Gli altri praticamente hanno fermato. Vediamo che ci arriva a fare di foto. Berardo e Piccoletto. Non dà senso. Sì. C'è solo lui ora che galoppa, gli altri hanno fermato. Sta rallentando anche Piccoletto. Allora mi sa che hanno fatto. Sì, credo che ormai il momento più significativo si sia esaurito. Esaurito, bene. Allora, mentre io vi metto questa volta possiamo ovviamente continuare, invece la interrompiamo perché dobbiamo vedere cosa è successo, come mai va a scatti. Fa poco per la sua parte. Ecco la mia Nina. Fermo, c'ho il microfono. Fermo, vedi, sono tutta. Eh no, sono